London Cup. Scopriamo insieme chi sono le finaliste della competizione. Le due squadre si affrontano oggi per la finale. Si preannuncia un match equilibrato. Ecco in grafica le formazioni delle squadre. Tutti gli sguardi su questo giocatore. È il giocatore più iconico di questa squadra, finora nessuno ha segnato come lui. Rimanete sintonizzati sulle frequenze di EA TV. Pierluigi Pardo e Lelia Dani prontissimi a raccontare le emozioni del grande calcio oggi di scena la finale di questo torneo. Partita che promette enormi emozioni. Incontro che vede impegnate Queen's Park Rangers e Wycombe Wanderers. Si sta per decidere il tutto per tutto. I prossimi 90 minuti potranno essere il coronamento di un percorso o lo sgambetto a un passo dal traguardo. Le squadre in campo stanno per decretare il proprio destino e noi siamo qui, testimoni, pronti per assistere a uno spettacolo che di sicuro sarà sensazionale. Vediamo i giocatori che scendono in campo. 4-3-3, il loro modulo di partenza con una punta d'area di rigore, due attaccanti larghi che dovranno provare gli uno contro uno, occhio alla loro velocità. E questo è un assetto che potrebbe creare più di qualche grattacapo alla difesa avversaria, Pier. Dovranno sempre tenere d'occhio tre davanti e raddoppiare l'occorrenza alla marcatura. Questo è il loro schieramento di partenza. Per questa sfida hanno scelto una versione piuttosto offensiva del classico 4-5-1 perché gli esterni hanno le caratteristiche e la capacità di andare. A loro il tecnico avrà chiesto una partita di grande sacrificio, Pier, per dare una mano all'unica punta di ruolo. Thank you, Wembley Stadium. Enjoy the game. È tutto pronto, l'arbitro fischia il calcio d'inizio. Occhio a questo giocatore capace di abbinare qualità e quantità come pochi e può essere un fattore chiave per questa sfida. Sono davvero curioso di seguire da vicino la sua prestazione. Sotto porta sono pochi quelli che possono competere con lui. Ha il record di gol segnati con questa maglia e non ha alcuna intenzione di fermarsi. La difesa avversaria avrà il suo bel da fare oggi. Willock. Senza problemi qui il portiere. Un'ottima serie di passaggi. Scambiano bene il pallone. Può segnare da lì. È un vero peccato. Palla che finisce alta davvero di poco. Occhio al suo movimento. Occasione per passare in vantaggio. Intervento facile per il portiere. Ha perso il pallone. Eccolo qui e c'è l'1-0, il primo gol della finale. Hanno avuto il merito di sbloccarla, ora potranno giocare un po' più rilassati. La pressione è tutta sugli avversari. La palla aveva varcato di centimetri la linea bianca, come si può vedere da questo replay. Se non ci fosse stata la goal line technology, non so se l'arbitro avrebbe dato il gol. Finisce la prima frazione dell'incontro qui a Wembley. Ecco il fischio dell'arbitro, tutto pronto a Wembley per il secondo tempo. Prova l'imbucata per il compagno. Prova a servire profondo il compagno. L'arbitro dice che è fuori gioco e interrompe un'azione che sembrava promettente. Non ha guardato la linea dei difensori pensando solo a correre in avanti. È un errore costato caro il suo. Tre cambi tutti insieme e vedremo come cambierà l'atteggiamento della squadra.
Pessime notizie per loro, questo rosso proprio non ci voleva, rischia di compromettere definitivamente una gara già in salita. Momento delicato del match, devono serrare le fila e dare tutto in campo se vogliono sperare ancora di rifarsi sotto, non sarà semplice. Si affidano a una fitta rete di scambi. Portiere che si esalta su questa deviazione aerea. Coefficiente di difficoltà per questa parata elevatissimo, grande intervento. Vado a girare il pallone molto bene. Hanno il pallone che può valere la parità, attenzione! Una grande occasione che sembrava perfetta per il pareggio, ma è stata sprecata. Non resta loro ancora molto tempo da giocare, magari riescono a tirar fuori l'ultima giocata vincente, vediamo. L'arbitro dice che può bastare e può cominciare soprattutto la festa dei tifosi sugli spalti, dei giocatori in campo, sono loro i campioni. Grande soddisfazione, Pier, per i vincitori. Hanno dato tutto quello che avevano in campo e possono mettere in bacheca un trofeo che avevano nel mirino dall'inizio della stagione. Era stata preparata sin dalla scorsa estate questa stagione per arrivare qui, oggi, per portare a casa il trofeo. È vero, Lele. Lunghi sforzi ripagati dal risultato di questo match. Questo è un momento che non dimenticheranno mai. È il momento della classica foto di gruppo. Andiamo a vedere i dati e le statistiche della partita. Il possesso palla. Le ammonizioni. I falli fatti e ricevuti. Nella schermata successiva troviamo le valutazioni dei giocatori, con i gol e gli assist. Vediamo insieme chi è stato il miglior giocatore della partita. I giocatori della squadra hanno centrato un prestigioso obiettivo. Il tecnico ha saputo creare una squadra vincente e guidarla al successo. Migliore giocatore del torneo. Statistiche giocatori. Vediamo chi sono i migliori marcatori e gli assist man.